I proprietari di grossi cagnolini te lo diranno. Più il cane è grande e più grandi sono i problemi. Eppure non è ciò che impedisce ad alcuni di avere veri e propri mostri canini, dalle dimensioni fuori dal comune. Preparati per ciò che seguirà, perché i molossi che stai per vedere in questo video rischiano proprio di stupirti. Quindi ecco i più grandi cani mai filmati da una telecamera. Il cane da pastore d'Asia centrale, chiamato anche Alabai oppure Turkmen Alabai, è una razza di cani molossi che trova le sue origini nelle rudi montagne del Turkmenistan. In queste immagini puoi vedere la dimensione reale di questo gigante montuoso che può facilmente superare i 50 kg e che è inoltre dotato di una forza erculea. Il pastore d'Asia centrale, come indica il suo nome, era utilizzato per tenere i bestiami, ma anche per proteggere i suoi padroni e la loro casa. Il suo coraggio e la sua tenacia sono infatti leggendari, dal momento che si tratta per lui di difendere i suoi padroni, ai quali dedicherà una fedeltà infallibile. Quindi attenzione a chiunque avrebbe l'incoscienza di introdursi dal padrone di un alabai, perché rischia proprio di diventare lo spuntino di questo enorme molosso. Ti piacciono i cani, ma forse ti piacciono anche i leoni e ti sarebbe proprio piaciuto adottarne uno, no? Sì, ma non è davvero evidente allevare un leone africano di 300 kg nel tuo piccolo appartamento e quindi ti sei infine rassegnato a scegliere un piccolo barboncino. Ma se ti dicessimo che puoi allevare un cane leone? Sì, sì, esiste, te lo assicuro. E peraltro, per dimostrartelo, ti invito a guardare questa sequenza che non ti lascerà sicuramente indifferente. Ammira questo gigantesco molosso, dalla criniera ancora più folta e densa di un leone dell'Atlante. Appartenente alla razza del mastino tibetano, questo cerbero gigante è infatti proveniente dagli altipiani dell'Himalaya. I pastori di questa regione, che ospita le più grandi montagne al mondo, utilizzavano questo enorme cane per aiutarli a mantenere i loro greggi di yak o capre contro i predatori. Potendo raggiungere un peso di 80 kg, questo gigante canino infatti non fa affatto fatica a sconfiggere temibili animali selvatici come i leopardi delle nevi o i lupi tibetani. Con il suo incredibile coraggio, la sua forza fantastica e la sua splendida criniera folta, il mastino tibetano non ha quindi nulla da invidiare al re della savana. E per la cronaca, sappi che uno zoo cinese aveva persino spinto il vizio fino ad esporre uno di questi mastini in gabbia, facendolo passare per un leone africano. Un inganno che aveva tuttavia funzionato bene inizialmente, finché il povero cagnolino iniziasse ad abbaiare davanti a visitatori completamente sbalorditi. Ora spazio una sequenza che sembra uscire direttamente da un film horror. Ammira questo potente cerbero dal muso pieno di canini che esce così dalla sua tana con molta furia. Questa visione di terrore farà sicuramente avere incubi ai banditi e ai ladri. Lo hai molto probabilmente riconosciuto in queste immagini insensate. Si tratta di un autentico Kangal, uno di quei favolosi cani da pastore dell'Anatolia. Per la sua forza immensa e la sua dimensione imponente, il Kangal era persino utilizzato come cane da guerra all'interno degli eserciti dell'Impero Ottomano. Quindi immagina un solo istante questo cane che pesa più di 80 kg e riempito di armature e di punte d'acciaio che si sciolgono a tutta velocità sui fanti nemici. Allora capirai perché l'Impero degli Ottomani è durato così a lungo e soprattutto come questi ultimi hanno potuto assediare intere città come Vienna. Nella famiglia dei grandi cani ecco il barbone gigante. Ammira queste immagini completamente surreali e che vengono dal Regno di Mezzo, perché è in Cina, più che in qualsiasi altra parte del mondo, che ritroviamo un tale entusiasmo per i cani, soprattutto per quelli che hanno degli aspetti particolari. Le persone competono tra loro durante i premi di bellezza e per molti un cane ben nutrito dal pelo setoso è un segno di ricchezza e di successo sociale. Quindi inutile descriverti il sentimento di orgoglio che assale questa ragazza quando fa fare una piccola passeggiata al suo barbone gigante. Eppure, come puoi vedere, questo barbone gigante avrà pure delle dimensioni fuori dal comune. Ciò non toglie che sia un vero e proprio pollo che sobbalza al minimo rumore sospetto e che corre verso la sua padrona per mettersi al riparo. In queste immagini completamente sbalorditive puoi vedere un bel esemplare di cane corso italiano a grandezza naturale, quindi capirai agevolmente perché non sia molto saggio fare amicizia con questo tipo di molosso. Originario dell'antica Roma, questo cane dalla muscolatura potente era utilizzato per mantenere il bestiame e i beni dei suoi padroni, ma anche per cacciare gli orsi e i cinghiali. Il coraggio e la forza dei cani corsi italiani erano così leggendari che venivano utilizzati anche per respingere i leoni nelle loro gabbie. Dopo la loro prestazione
Scipione contro i gladiatori romani. Per fortuna i giochi dell'antica Roma sono solo ricordi e degli artefatti archeologici e il cane corso italiano ha potuto ritornare ai suoi greggi e ad attività più pacifiche. Ma non farti ingannare, perché anche se dà l'impressione di essere buono e docile, il cane corso italiano si trasforma molto presto in Cerbero dell'inferno se per caso invadi il suo territorio. Prima di proseguire, sai qual è la razza canina con la forza del morso più elevata al mondo? Si tratta di A, il Kangal, B, il Pitbull, oppure C, il cane da pastore belga Malinois. Pensaci bene, vedremo se avevi ragione prima della fine di questo video. Si continua. Con i suoi 90 kg e i suoi 85 cm al garrese, il cane che stiamo per scoprire ora in questa sequenza gareggia risolutamente nella categoria dei pesi supermassimi. Il mastino napoletano, chiamato anche mastino di Napoli o solo napoletano, è infatti uno dei più grandi molossoidi del pianeta. Questo enorme mastino italiano è così forte e temerario che veniva utilizzato in passato dagli antichi romani in combattimenti contro dei leoni e altri animali altrettanto selvatici e feroci al Colosseo. Eppure è nel cane da guardia che il mastino napoletano eccelle davvero, visto che difenderà valorosamente il bestiame, ma anche il suo padrone e la sua famiglia, contro qualsiasi minaccia e con un'incredibile tenacia. Il napoletano è quindi classificato come uno dei migliori cani da guardia del pianeta e con un tale molosso a proteggerti la notte puoi serenamente dormire sonni tranquilli. Tra l'altro questo cane è così fedele e così forte che persino Rubeus Hagrid, il gentile gigante della saga Harry Potter e custode della scuola di magia Hogwarts, ne possiede uno per aiutarlo a controllare le creature della foresta circostante. Eh sì, ti ricordi sicuramente di questo buon vecchio Thor e del suo appetito pantagruelico, no? Ora ci dirigiamo in Turchia, alla scoperta di un molosso favoloso e feroce e che non vorresti sicuramente incrociare per strada senza la sua museruola. Ecco un autentico Aksaray, comunemente chiamato cane da pastore dell'Anatolia centrale. E come puoi ben osservare, questo cane è l'equivalente di Terminator in versione canina. Quindi ammira la muscolatura sporgente di questo potente mastino, così come le sue lunghe zampe sagomate alla perfezione. Potendo facilmente raggiungere i 65 kg in età adulta, il cane da pastore dell'Anatolia centrale è infatti dotato di una forza titanica che, coniugata al suo coraggio e alla sua intelligenza straordinaria, lo rendono un temibile cane da guardia. Le origini dell'Aksaray sono tuttavia piuttosto vaghe e oggetto di dibattito. Alcuni valutano che sia una razza di cane da guerra che veniva utilizzata all'epoca della Mesopotamia antica, ma altri pensano piuttosto che sarebbe proveniente da un incrocio moderno tra il mastino e il pastore dell'Anatolia, con l'obiettivo di ottenere il cane da combattimento supremo. In ogni caso, con una tale corporatura e un aspetto così patibolare, immaginiamo poco come possiamo misurarci con questo molosso. Puoi chiedere a qualsiasi padrone di cani grossi, la risposta sarà sempre la stessa. La passeggiata quotidiana è vissuta come un vero e proprio calvario, perché non c'è nulla di davvero agevole nel tenere al guinzaglio un animale più pesante e molto più potente di quanto lo sia tu. La prova in immagini in questa sequenza allucinante e in cui puoi vedere la difficoltà quasi giornaliera di questi poveri padroni. Guarda questo immenso Cerbero che si crederebbe appena sfuggito dall'inferno, trascinando dietro di sé il suo sfortunato padrone senza fiato. Il pover'uomo ha tuttavia un bel fisico, eppure si fa trascinare tanto agevolmente quanto un cuscino di piuma d'oca. Si immagina proprio che in quel momento questo povero signore avrà sicuramente pensato che sarebbe stato meglio crescere un chihuahua. Ed ecco un'altra sequenza che ti mostra quanto alcuni cani possano essere enormi, soprattutto in confronto ai loro padroni. Ammira questo meraviglioso mastino dalle orecchie ben appuntite e dalla struttura tanto solida quanto una cattedrale gotica. Ma nonostante la sua taglia gigantesca e i suoi muscoli scolpiti nel marmo, questo cane è tanto docile e affettuoso quanto un labrador con la sua padrona. Ovviamente questo molosso farà un sol boccone di qualsiasi persona malintenzionata che ha la faccia tosta e l'incoscienza di venire ad aggredire la sua padrona. Ora ecco un bel pitbull dal vestito immacolato e dalla dimensione completamente smisurata che non mancherà sicuramente di stupirti. Benché la loro reputazione di cani aggressivi e feroci li proceda da lontano, ciò non toglie che alcuni pitbull allevati bene si rivelino compagni molto fedeli. La loro natura da cane da combattimento non può essere sicuramente eclissata, ma come puoi vedere in queste immagini sorprendenti, sono proprio un tesoro di cani quando sono stati ben addestrati. Si continua nella serie dei pitbull giganti, ma questa volta con un esemplare perlomeno patibolare e cattivo. Quindi guarda questo temibile killer dagli occhi da cerbiatto e dalla muscolatura carica, probabilmente per l'uso intensivo di steroidi e di anabolizzanti. Questo Mike Tyson dei pitbull non abbaia mai, perché un semplice sguardo da parte sua ti paralizzerà letteralmente sul posto.
Non si scherza mai con i grossi molossi cinesi, soprattutto quando sono di cattivo umore. In questa sequenza puoi persino vedere un mostro dal vestito bianco che tira fuori i suoi canini pronto a triturarti e farti a pezzi. Allora, non ti avventurare troppo vicino alla sua recinzione, perché sei assicurato nel lasciarci una mano o un braccio. Ti abbiamo avvisato. E come sempre, sul tuo canale YouTube preferito, ti abbiamo lasciato il meglio per la fine, con una sequenza sul mostro dei mostri, il terrore dei pitbull, il cane di cui si dice che sia quello più forte del mondo, Hulk. Questo molosso palestrato all'estremo è infatti diventato una celebrità mondiale, e come non esserlo peraltro, quando si pesa un po' più di 80 kg e si ha un morso tanto potente quanto quello di un leone. Ora dici, cosa ne pensi di questi incredibili cagnolini dai morsi sovradimensionati all'estremo? Prima di partire, sappi che la risposta esatta è il Kangal, con una forza di morso enorme di oltre 740 PSI. Spero siete stati numerosi a trovare la risposta esatta. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!